Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati qui di nuovo su Spore Galactic Adventures. Allora, nello scorso, cioè, non nello scorso episodio, tra gli scorsi episodi, io sono andato un po' avanti vendendo un po' di spezie e comprando un po' di pianeti, soprattutto dagli Hypox. Se non ricordate, se vi ricordate bene, c'erano dei sistemi qua, questo e questo mi pare, che erano di possedimento degli Hypox, e anche questo qua mi pare, e questo, beh, comunque c'erano vari pianeti Hypox che abbiamo preso perché erano praticamente quasi tutti T0. Ho instaurato una rotta commerciale qua, una rotta commerciale qua, e dovrò instaurare ancora una rotta commerciale qui e una qui, e potremo poi acquistare tutto il loro sistema. Ora come ora abbiamo abbastanza soldi perché ho venduto parecchie spezie, nell'inventario dovrei averne ancora parecchia, sì infatti, perché avendo potenziato per bene tutti i vari posti di produzione di spezie, tra l'altro questo qua e questo giallo mi pare che fosse un enorme produttore di spezie, quello o forse un altro qua sotto, adesso non mi ricordo più bene, ma abbiamo una buonissima produzione anche di spezie gialla adesso oltre a quella rossa. E ho incontrato anche quel sistema là che non ho ancora, con cui non ho ancora particolarmente dialogato. Come esseri sono uguali, proprio identici all'impero me, ma non mi ricordo che tipo di personalità abbiano. Niente, detto questo, ritorniamo. Allora, vorrei andare a vedere un attimo, più che altro qua, per vedere se possiamo instaurare una rotta commerciale con loro e comprare anche questo sistema velocemente. Ciao Hypox, allora, diplomazia, vorresti aprire una rotta commerciale con te? No, 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 non alleanza. Diplomazia, vorresti aprire una rotta commerciale con te? Ok, anche perché loro sistema qua. Ah, no, è un T2 quello. Oh, però. Vabbè, ma abbiamo un discreto numero di soldi. Ah, tra l'altro, vi interessa qualche spezia qua? Bei bimbi. Salve, però Hypox, vi interessa qualche spezia? La rosa 20.000 è po' pochino, la blu a 11.000 è un po' pochino e anche la gialla a 5.000. Non è molto, quindi arrivederci, Hypox. Allora, mo, dove andiamo? Andiamo a vedere quell'altro impero lassù che non ho voluto esplorare particolarmente per non spoilerare nulla. Ah, quella è la stella binaria ottima che abbiamo trovato. Allora, parliamo un attimo con qua. Arbas si chiama. No, Arbas è il sistema. Impero Human. In nome del Gran Consiglio ti rendiamo i nostri omaggi, essere supremo. Ah, sono già amici. No, forse li avevamo resi amici. Non mi ricordo, ma mi sembrava di no. Non vogliono un Kaiser. Non mi sembrava. Sono della stessa specie però di quelli viola, dell'impero Minor. Perché come potete vedere al commercio hanno gli stessi identici prodotti e lo stesso identico prezzo. Efimon. E qua cos'è che è? Egdrinia. Allora, io vorrei esplorare un pochettino, allora, già che ci siamo, visto che il centro della galassia è da quella parte, là ci saranno i Grox, vorrei andare a vedere un attimo la parte più periferica che cosa troviamo. Allora, qua abbiamo trovato questo impero che, vabbè, è molto amichevole con noi e sono molto contento. Vorrei vedere però più che altro se andiamo in qua che cosa potremmo trovare nella zona più esterna, perché qua poi finisce il braccio della galassia, vedete che non ci sono più stelle in questa zona qua. Però vorrei vedere qua in fondo se c'è qualcuno, se non c'è nessuno, che tipo di gente c'è. Se c'è qualche warp, se c'è qualcosa. Non c'è un Kai, siamo arrivati alla fine? No, forse no, però non si trova un cane di nessuno, forse anche perché questa zona non è mai stata esplorata da noi, quindi. No, non siamo andati neanche verso la fine, perché la fine è proprio dall'altra parte, però vabbè. Non ci siamo neanche avvicinati al. Alla fine non abbiamo incontrato neanche nessuno da questa zona. Ah no, qua c'è un segnale forse. Captus, chi è che c'è qua da questa parte? Ci sono dei tizi che non sono molto amichevoli con noi. Impero Chief Chef. No, che ridere. Questo era quello della missione. Sono di mozzo e vengo in pace. Ok, adesso sono medi. Diffidano degli stranieri, però. Allora,
Diplomazia. Questi sono militari, la filosofia della forza. Non mi piacciono molto i militari. Perché sono molto difficili da tenere. No, non so se fare una missione per loro. No, però arrivederci, guarda. Arrivederci, ce ne andiamo. Sappiamo che esistono là. Sono azzurri. Santa Claus. Impero Santa Claus. Santi nomi. Ah, questi saranno dei mercanti, probabilmente. Mi piacciono i mercanti perché. Permettono ottime cose. Sono di mozzo, vengo in pace. Gli esseri del tuo grande sono sicuramente pronti a grandi spese. Allora, vediamo un attimo che cos'hanno. No, ma non è un Kaiser. Però hanno le colonie 97.500, che è un'ottima cosa. Il deposito 250.000. No, no, le poche cose che hanno sono davvero a buon prezzo. Sono davvero a buon prezzo. Volete qualcosa? Non vogliono un Kaiser. Però vorrei diplomazia. No, l'alleanza non la vorranno, però io vorrei fare una missione con loro, per loro, più che altro per il fatto che. Allora, tesori, va bene. Il Lamadoro è molto ambito, ok. Allora, adesso andiamo a cercare il Lamadoro sul pianeta Kolad. Sono stati sbloccati il modificatore creatura. Ok, siamo entrati in contatto con 10 imperi. Allora, dov'è che su sistema svato sul pianeta Kolad? No, questo è Borrudinia, questo è Kolad, infatti c'è la bandierina della missione. Tra l'altro sto usando il mouse nuovo, le rovine maledette, wow! Una missione nuova, usa la tua abilità per farti strada tra le antiche rovine e trova il lama d'oro. Una volta ottenuto, torna al punto di estrazione. Attenzione, molti sono entrati e nessuno ne è uscito. Ma equipaggio non posso prendere mai nessuno. Non ho capito perché, come funziona. Vabbè, scendi. Vediamo un attimo come funziona. Speriamo che non vada come quella di Thor, che è una gran fregatura. Vorrei allearmi con l'impero Santa Claus. Più che altro perché, essendo mercanti e avendo le colonie a basso prezzo, che è un'ottima cosa, possono essere molto utili alleati per il fatto che così, se vengono attaccati, possiamo difenderli. Perché non possiamo permetterci che ora come ora, che hanno un solo pianeta, si vadano a impegolare in guerre in cui perdono. Quindi, meglio rischiare. Ti sei teletrasportato nelle rovine di Zarazara. Le leggende narrano che tra queste rovine si nasconde un lama d'oro massiccio. Ottieni questo manufatto e torna al punto di estrazione tutto intero. È una specie di Indiana Jones. C'è della musica bellissima, ma spero che non mi. Ma voglio vedere prima una cosa, dov'è il lama d'oro? Credo che dovrò sconfiggere tutti per ottenerlo. Posso cercare di non attirarmeli tutti addosso. Ok, uno è andato, adesso. Quello, seleziona il primo colpo, livello 5, cosa mi dà? Ok, un altro è andato. Allora, vorrei evitare di attirarli tutti addosso. Allora, se si ferma quello lo attacco, altrimenti. Oh! No, respawnano! Non è una buona cosa che respawnino. Devo prendere. Ah, forse devo prendere tutte queste gemme. Devo raccogliere una pila di gemme blu. Oh, santi nomi. Qua continuano a respawnare probabilmente. Allora meglio andare di corsa, prendere tutte le gemme blu e fregarsene dei ragni.
Aspetta, ecco, però qualcuno mi conviene seccarlo per non averne troppi addosso. Ok, la pila di gemme blu. Ora suppongo che si aprirà il cerchio di pietra là in mezzo. Ecco. Le gemme sono con le chiavi da inserire in questa cavità. Ora vediamo cosa c'è dalla parte opposta. Questa gente non mi piace per nulla. Quindi io prendo le... Cribbio, Cribbio, quanti danni fanno! Corri, scappa, scappa, corri, scappa, c'è il Nemesi, scappa! Quante gemme mi mancano? Ah, ma sto uccidendo i suoi simili, è meglio così. Santi numi! Esamina il cacciolo di pietra. Ok, vai veloce, 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 prima che mi uccidano. C'è specie di iscrizione, sembra un avvertimento, ma è difficile da decifrare. Il guardiano vede tutto, nel momento di lasciarsi intimorire. Ma come non è il momento di lasciarsi intimorire? C'è un sacco di gente addosso. Oddio! Il guardiano vede tutto, vuol dire che ci sarà qualcuno di ancora più cattivo. Probabilmente. Oh, santi numi! Oh, Cribbio! Cribbio, 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 perché non ho preso la vita prima? Perché non ho preso la vita prima? Perché non ho preso la vita prima? Datemi una vita, datemi una vita, datemi una vita. Via! Via, santi nomi, via! Una vita! Al pelo, 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 distrazione. È crollato il ponte, oddio, oddio! Sono dalla parte giusta, non lo so, non lo so. Sì, forse sì. Via! Porca di una miseria, della vita, 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 dov'è il punto di estrazione? Dov'è il punto di estrazione? Porca miseria! Datemi un punto di estrazione qui vicino! Dov'è il punto di estrazione? Porca miseria! Forse sono andato dalla parte sbagliata, ok, torniamo indietro. No, non è di qua, devo andare di là. Forse la dietro, forse devo seguire la rampa. Via, 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 no, non posso uscire di qua. Porca miseria. Dove devo uscire? Dove, Kaiser, devo uscire? Torniamo indietro. Sto tornando indietro. Sta calmo. Sto tornando indietro. Me ne vado. Ciao, vi lascio in pace, tranquilli. Non che qua sia una zona molto più positiva. Ma no, sono bloccato qua, non posso tornare indietro. Dov'è il punto di estrazione? Ragno, mi hai rotto le scatole. Ah, oh, devo recuperare la vita che c'era qua. Dove era la vita? Non era qua. Sì, è là dietro di lui. Dove sono? Non vedo un Kaiser. Non vedo un Kaiser. Sono di nuovo a metà vita. No, 78. Ma dov'è il punto di estrazione? Datemi un punto di estrazione. Ma dice il tipo che di qua. Ah, là dietro! Oh, santi nomi! Via, corri, 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 via, 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 via. Lo vedo, laggiù in fondo. Oh, santi nomi, oh, santi nomi. Ragni, lasciatemi in pace, lasciatemi in pace, lasciatemi in pace. Uff. Mannaggia. È stato molto concitato. Puoi evitare di saltellare come uno scemo e scappare. Uff. Per carità. Ottimo, torniamo da Santa Claus. Che
Che avventura che ci fa fare sto Santa Claus? Non trovavo sto punto di estrazione come un demente. Alleluia, ciao Santa Claus. Diplomazia, secondo me dovremmo allearci. Ah! Ok. Commercio, mi dà qualcosa di più adesso? No. No. Ah no, il modificatore creatura, ok, ma non mi interessa particolarmente ora. Io me ne tornerei piuttosto a casa a ricaricare l'astronave e... GG a tutti, è stato un piacere. Cos'è quello? C'è un simbolino là, ma non so per cosa stia. Adesso andiamo a vedere, ricarichiamo prima l'astronave. No, non qua, qua. Oh santino, grazie per avermi ricevuto di carica, vediamo, volete qualcosa voi? No. Però strano che quelli siano commercianti ma non danno praticamente un case di nulla. Allora, dov'è che era quella stella molto strana con quell'indicatore sopra? Cos'è questa stella? Oddio, è un buco nero, no, vattene via! Vattene via, non ho l'affare per passare nei buchi neri incolume, credo. Non lo so. Non lo so se ce l'ho, non so se ce l'ho, non so se l'ho comprato. Facciamo una cosa, facciamo una... No, torna qua, torna qua. Facciamo una cosa, salviamo. E proviamo a buttarci nel buco nero, vediamo cosa cavolo succede. Ok. Ok, vediamo cosa succede se entriamo nel buco nero. Dove siamo finiti? No, incolumi siamo incolumi. Ma dove siamo? Oh, cribbio! Siamo dall'altra parte della galassia! Torniamo in Labo. Vabbè, sappiamo che c'è un buco nero che ci porta dall'altra parte della galassia. Ok, rieccoci qua. Vroom. Perché c'ho una missione per... Ah no, mi dice che quel buco nero porta di là. Ok, sì, che quel buco nero mi fa fare tutto quel giro là in mezzo. Ok, buono spersi. Ma tra l'altro l'animazione mi ci poteva anche far pensare. C'è un altro qua. Dove mi porta questo? Andiamo a vedere questo dove mi porta. Allora, vediamo questo buco nero dove va. Allora, dove siamo ora? Ah, nel braccio di sotto, ok. Così stiamo mappando un po' i buchi neri, ottima cosa, perché così almeno sappiamo. Sì, forse l'avevo comprato effettivamente la questione dei buchi neri, eh. Visto che avevo fatto così tanti soldi, avevo... Stati prendendo... Questi impero azzurrini invece non mi ricordo che cosa fanno. Sono cattivi, buoni o meno. Ah, sono cattivi, dovremmo distruggerli. Come siamo in guerra? Ho... Porca di una miseria, allora andiamo a distruggerli in fretta. Allora. Mega impulso mi pare che è quello che mi servisse. Allora andiamo qua. È un T2 con due colonie, se non sbaglio. Non è il loro sistema madre di sicuro. Allora, una se n'è andata. Via.
Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. In questo sistema. E reclamo questo posto. Ottimo. Dopo ci pensiamo. Ok, andiamo via di qua. È un giallo, T2, vabbè. Non male, poteva esserci di meglio. È un po' lontanino da noi, ma... Ah, c'è un buco nero anche lassù, vabbè, ma ora ce ne freghiamo. Dobbiamo andare a distruggere questa gente. Qua c'è un altro T2, avrà due colonie, probabilmente. Allora, selezioniamo di nuovo il mega impulso. No, ne ha una sola qua. I miei alleati sono ancora tutti vivi, per fortuna. Per fortuna. Uno è... Dov'è? Ah, c'è uno là. Vieni via, vieni via. Trasmissione a tempo che vola. Trasmissione arriva dalla tua colonia. Oddio, ci sarà una colonia schizza contattata. Con questo sistema. Qua non l'abbiamo distrutto. Reclamo questo posto. Arrivederci. Ho una nave alleata che è messa un po' male, eh. Il pianeta Encha. A me Encha è quello che appunto ho appena conquistato, suppongo, eh. Sì. Ma adesso andiamo a distruggerli e quindi non ci saranno più e non ci daranno più problemi. Ce ne hanno due, allora andiamo prima qua. Allora, qua. Vai qua. Col 4. No, ce n'è un'altra. Ah, perché non posso conquistare il sistema perché c'è l'altro pianeta. Devo andare a spostarmi velocemente sull'altro pianeta. Dov'è l'altro pianeta? Questo? No? Sì, è lui. Sì. Impero Amahani. Allora. Aspetta, andiamocene da un'altra parte perché quella ci sta dando problemi. Io ho delle difese da durissime. Oh, aspetta un attimo, eh. Ecco il mega missile, scusa. Oh santi, non mi lasciatemi in pace. Bomba giustiziera, andiamo con la bomba, proviamo se la bomba è più efficace. Oh no, no, non ci riesco, ma hanno delle difese così... Com'è possibile che io gli faccia così pochi danni con un mega impulso? Devi andarsene prima di morirci del tutto. Oh, ma santi nomi. Quello è che è crollato. Ok, ma l'altro, quello base, non ne vuole sapere, eh. Torniamo subito. Questo video sta venendo lunghissimo, ma dobbiamo concludere. Oh, sbaglio, saprei calcare. Saluti, è un piacere, ma mica tanto, perché devo andare via. Tra l'altro non ho neanche più alleati. Porca d'una miseria. Vai! Qua, ma si muove sto idiota. Vai! Vai, 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 sistema. Ok. Ah, una è caduta. Oh, non ne vuole sapere. Thank you.
Porca d'una miseria! Ma... Questi fanno un danno cane. Intanto con lo scudo va bene, ma quando finisco l'energia sono fregato. Hanno una difesa da... Oh, santi nomi. Adesso non devo fare per tirare giù una città. Oh, torniamo a casa. Vabbè, credo che questo potrò conquistarlo anche per conto mio, nel senso che alla fin fine sapete come funziona. Quindi, mentre torno a casa, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se... Ah, qua forse... Vogliono vendere quel sistema ed è un'ottima cosa. Che cosa hanno qua? Hanno un T0 è buon, credo. Sì, quindi 1 milione dovrebbe bastare. Ok, ottimo, bene, poi lo sistemeremo per bene, ma non adesso. Congratulazioni, volete per caso qualche cosa? Sì, questa posso vendervelo, eh. Giusto per fare un po' di soldi. Cometa ghiacciata, ottimo, 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 ottimo. Un'altra modellazione planetaria dovrebbe essere. Allora, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!